dico no, io dico no. Io dico no, io dico no. Io dico no, io dico no. Io dico no, io dico no. Eppure io dico no. Non mi sembra difficile da capire. Io dico no. Eppure non mi sembra difficile da capire. Difficile da capire. Io sono la Costituzione. Ti ricordi di me? Sono la Costituzione. Ti ricordi di me? Sono stata creata per evitare la tendenza italiana di accumulare il potere in poche mani. In poche mani. La tendenza italiana di accumulare il potere. Accumulare il potere. Ritare con una legge elettorale incostituzionale. Adesso sono le segreterie di partito. Hanno spostato la nomina dei parlamentari. Non più i cittadini. Te lo ricordi questo? Te lo okay. Ricordi questo? Non più gli elettori. Te lo ricordi questo? Te lo ricordi questo? Ok, tutto chiaro fin qui. Tutto chiaro fin qui. Non mi sembra difficile da capire. Quindi la democrazia si è già spostata su un semplice regolamento interno del partito di maggioranza. Non credi a me, non credi a me, lo so, ma questa è la realtà, adesso. Già adesso, chi vince le primarie, con neanche 150.000 voti, diventa il segretario di partito. Presenta un governo. Diventa presidente del Consiglio. Legifera attraverso decreti legge. E infine, referendum costituzionali, referendum costituzionali, referendum costituzionali, referendum costituzionali. Questa è la realtà adesso. Chi vince le primarie può essere capo di governo. Questo è quello che sta avvenendo ora. Adesso chi vince le primarie può essere capo di governo. Non era mai stata mia intenzione trasferire la democrazia alla segreteria di un partito. Perché non era mai stata mia intenzione di trasferire la democrazia alla segreteria di un partito. Perché non era mai stata mia intenzione di trasferire la democrazia alla segreteria di un partito, alla segreteria di un partito. Scusami, scusami, scusami se sono un po' arrabbiata, ma molti dei miei articoli ormai non esistono più, sono stati stravolti, dimenticati, alcuni sopravvivono. Adesso siamo io e te. Ti chiedo di usare soltanto il tuo libero arbitrio. Perché sono io che ti chiamo a scegliere. Per un'ultima volta. E per farlo, sono obbligata a rigirare la domanda. Vuoi che l'Italia diventi sempre di più un'oligarchia partitocratica? Ma vedo che sei ancora qua, che hai tenuto la mia mano e sei rimasto a ascoltare. Sei rimasta ad ascoltarmi. Quindi adesso possiamo ripartire insieme. Prenditi la responsabilità di quest'Italia ed iniziamo dall'articolo numero 0, l'articolo N0. Ripartiamo da lì insieme. L'Italia è una repubblica democratica. E io voto N0. N0. Fino in fondo all'anima, che mi ha stordito, che mi ha fatto nascere un'altra volta. Ed io non so cos'è che mi ha penetrato giù,
ha stordito, che mi ha fatto nascere un'altra volta. La democrazia è un'azione quotidiana che mi ha lasciato lì di crederci, carica di sensazioni arcaiche, lontane, dolcissime come il sapore della tua pelle, che mi vieta di gustare ciò che non. La democrazia è un'azione quotidiana che non puoi delegare a nessuno. Io sono qui parte integrante del corso. Tua decisione è importante. Minuscola particella dell'universo. La tua azione è ancora di più. Satellite vibrante. Adesso io esisto, esplodo, trasmetto. L'Italia si forma grazie alle tue azioni, grazie ai tuoi pensieri, alle tue parole che esprimi ogni giorno. Adesso c'è il mio esiste, il sentirmi parte del tutto. Ai sogni che riesci a realizzare, voceste piene di nastri colorati. Prendi pure gli articoli della Costituzione come esempio, come guida. State a portare avanti la Costituzione. Oh, addosso sulla pelle, nel cuore, dentro l'anima, la gente, la loro gioia, le loro grottezze, i loro bisogni. Il tuo lavoro deve essere esercitato liberamente. La loro gioia, le loro grottezze, i loro bisogni. In questa nuova sfida. Le loro lacrime. Per questo il reddito di cittadinanza è un diritto. Adesso credo di poter dare qualcosa anch'io. Ed è molto anche per me. Ora sono diventati piccoli gangli che mi tenevano prigioniera. Perché la democrazia e la libertà non siano più ricattate o ricattabili con la paura di perdere il tuo lavoro. E poi mille braccia, mille mani, mille cuori, mille sguardi. Questo è l'articolo numero zero. Le luci lasciarono il mio corpo. Questo è il nuovo inizio. Aggiungersi alle minuscole immense particelle del corpo. La libertà è un'azione quotidiana. Allo sfavillio di luci. Nella quale deciderai tu come rendere questa Italia più bella con il tuo lavoro, la tua fatica, la tua passione. Questa nostra Costituzione e questa nostra Italia.